Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Bentrovati sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. In Abruzzo in questo momento una famiglia su cinque è sovraindebitata o prossima al sovraindebitamento e quindi esposta al rischio usura. E l'allarme è lanciato da Domenico Pettinari, segretario dell'associazione Codici per la provincia di Pescara, durante un convegno. Denunciare, denunciare, denunciare. L'appello invece dell'ex procuratore della Repubblica di Pescara, Nicola Trifoggi. Nuova ricerca realizzata da Aldo Ronci per la CNA, cioè la Confederazione Nazionale dell'Artigianato Abruzzese, riguarda i primi sei mesi di quest'anno. Tra gennaio e giugno, illustra il curatore dello studio, il credito in Abruzzo ha subito un decremento di 473 milioni di euro, il peggiore valore degli ultimi dieci anni. La caduta per Ronci si distribuisce per 403 milioni di euro alle imprese e 70 alle famiglie consumatrici e si manifesta pesantemente in tutte e quattro le province, penalizza tutti i settori, ma reca soprattutto il segno della caduta delle piccole banche. Centinaia di quadri e delegati della CISL Abruzzo e Molise parteciperanno domani al presidio nazionale a Roma presso il Ministero dell'Economia, presidio indetto da CGIL, CISL e UIL per chiedere il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. La crisi sta peggiorando e le condizioni delle persone che lavorano stanno diventando insostenibili. Con le ultime risorse appena sbloccate dal governo, 500 milioni di euro, aggiunge Spina, nelle nostre regioni potranno essere garantiti i pagamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga solo fino allo scorso mese di agosto. Questo è quanto ha detto Maurizio Spina, segretario generale della CISL Abruzzo Molise. Da un articolo del Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, sull'iniziativa I Giardini dei Talenti, che riguardava i borghi più suggestivi d'Abruzzo, è nata l'idea di valorizzare le iniziative talentuose attraverso una vera e propria esplorazione di talenti abruzzesi. Con queste motivazioni, l'assessore allo sviluppo economico della Regione Abruzzo, Alfredo Castiglione, annuncia la sua intenzione di dare a questi giovani la possibilità di creare imprese, affiancando loro esperti e consulenti specializzati e dando loro possibilità di finanziamento. L'iniziativa si chiama Lab Abruzzo. Nell'ambito del progetto Liberiamo, scuole e territorio in rete, promosso dalla provincia di Pescara, si terrà domani presso il Centro per l'Impiego di Via Passo Lanciano a Pescara il primo di una serie di incontri con i ragazzi del liceo scientifico statale Leonardo da Vinci. L'assessore alle politiche del lavoro e formazione professionale Antonio Martorella, insieme alla responsabile del centro per l'impiego Adelina Pietro Leonardo, accoglierà genitori e studenti che partecipano al progetto in base ad un protocollo d'intesa firmato nel 2011. In arrivo 1.500.000 euro per sei scuole pescaresi. La provincia ha firmato la convenzione per il finanziamento da parte del CIPE, il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica, di interventi urgenti finalizzati. Le strutture ammesse a finanziamento sono ISIS, Licei Luca da Penne, Mario dei Fiori di Penne, successivo poi Mario dei Fiori per 150.000 euro e poi ancora l'ITCG Aterno Mantonè di Pescara,
sempre con 150.000 euro, l'ITIS Alessandro Volta con 250.000 euro, il liceo classico D'Annunzio di Pescara con 250.000 euro, il liceo scientifico Leonardo da Vinci, anche qui 250.000 euro, e il liceo scientifico Corradino d'Ascanio di Montesilvano con 500.000 euro. Piccole inciviltà quotidiane, campagna Trenitalia per un maggior senso civico sui treni giunge in Abruzzo. Dalla stazione di Chieti parte una mostra itinerante, le altre tappe saranno Pescara e L'Aquila fino al prossimo 6 dicembre. Si inserisce nella campagna Operazione Treni Puliti. Per viaggiare meglio, dicono immagini e slogan coniati appositamente, no a piedi sui sedili, no a rifiuti abbandonati, niente chewing gum per terra. Nel 2013 sono stati spesi in Abruzzo 1,5 milioni di euro per la pulizia dei treni. E fino al prossimo 24 novembre l'urna con le spoglie di San Gabriele della Dolorata sarà in pellegrinaggio in Puglia. Lo ha richiesto la parrocchia di San Gabriele di Gallipoli, in provincia di Lecce, che nel 2002 ha inaugurato una chiesa dedicata al Santo dei Giovani. L'arcivescovo di Otranto presiederà una solenne celebrazione, mentre il 20 a Gallipoli l'urna sarà accolta davanti all'ospedale del Vescovo dal Vescovo di Nardò Gallipoli con una celebrazione eucaristica. Venerdì 22 infine l'urna sarà in processione nella concattedrale di Gallipoli. E diverse iniziative sono state annunciate dall'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, che in una lettera al clero e ai laici dell'arcidiocesi scrive: «L'anno della fede è giunto a conclusione. Pertanto invito tutti a prendere parte alla solenne concelebrazione eucaristica che proprio Sua Eccellenza presiederà nella nostra cattedrale metropolitana, quella cioè di San Cetteo in Pescara, domenica 24 novembre alle ore 18. Esorto, scrive il presule, tutti i parroci perché avvisino per tempo le loro comunità che per quel giorno la messa vespertina è soppressa per consentire ai fedeli di vivere questo importante appuntamento di Chiesa diocesana. Nella missiva l'arcivescovo annuncia anche che il 22 novembre, giovedì, alle ore 18, presso il Cinema Sant'Andrea in Pescara, ci sarà la conferenza con il professore Zenap Mustafa Aydin, un relatore di fede islamica molto aperto al confronto con i cristiani, avendo studiato anche all'Università Gregoriana e alla LUMSA. Il titolo della conferenza sarà «Dove va l'Islam? Primavera o autunno arabo?». E poi alla fine l'arcivescovo ricorda anche su suggerimento della responsabile del coordinamento regionale Donne ACLI d'Abruzzo, il prossimo 25 novembre ricorre la giornata mondiale contro la violenza alle donne e per questo motivo, scrive Monsignor Valentinetti, è auspicabile che durante le celebrazioni di domenica 24 e lunedì 25 si elevi una fervente preghiera e un ricordo speciale per richiamare l'attenzione e la sensibilità delle nostre comunità su questo, scrive Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, triste fenomeno presente nella nostra società. Cinema e vita, un viaggio dalla storia del cinema alla storia personale. Questo è il tema scelto quest'anno per la rassegna Filmiamoci qui, organizzata dagli uffici catechistico e delle comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Prossimo appuntamento, così come tutti gli altri, si svolgerà giovedì dalle 21 alle 23 presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Toniolo in piazza San Cetteo 2 a Pescara. Il tema sarà cambiare gli schemi mentali attraverso il film. Sarà infatti proiettato Qualcosa è cambiato con Jack Nicholson. E si apre a una settimana importante per il vino abruzzese al centro di un educational tour rivolto alle maggiori testate giornalistiche internazionali di settore. Parliamo
del Wine Tour 2013 che è stato presentato a Pescara dall'assessore alle politiche agricole Mauro Febbo e dai vertici del Consorzio di tutela dei vini abruzzesi, oltre ai presidenti delle Camere di Commercio di Pescara e Chieti. Da mercoledì a domenica ci saranno in Abruzzo giornalisti enologici nazionali e internazionali per conoscere il vino abruzzese e la cultura enogastronomica regionale. Quali sono gli strumenti di ultima generazione che le aziende possono utilizzare per creare relazioni e aumentare il giro d'affari? Come individuare i software più efficaci e adattarli alla realtà di ciascuna impresa? Quali sono i processi agili per lavorare meglio e ottenere risultati concreti e misurabili? Se ne parlerà in un seminario gratuito il 19 novembre dalle 10.30 alle 13 presso la Sala Rossa della Camera di Commercio in via Fratelli Pomiglio a Chieti Scalo. E con questo siamo al meteo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo coperto con temperature da 14 gradi e mezzo a 15 gradi e venti moderati. Domani si prevedono pioggia debole al mattino, nubi sparse con qualche pioggia in tarda mattinata, pioggia a metà giornata nel primo pomeriggio, cielo poco nuvoloso nel tardo pomeriggio e sereno in serata con temperature da 10 gradi e mezzo a 18 gradi e venti moderati al mattino e a metà giornata e deboli nel pomeriggio ed in serata. Il mare è previsto da poco mosso a mosso stasera e da mosso a molto mosso domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordiamo che la nostra emittente Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, trasmette sugli 87,6 MHz, ma è anche online su www.radiosperanzapescara.it e su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.